Uomini potevano essere i prossimi a scomparire. Questa cosa durò 6 o 7 minuti al massimo. Poi tornò il contatto radio, rifunzionò il radar, insomma, ritornò tutto normale. All'improvviso c'era di nuovo anche la chiatta. Ma cosa fosse successo in quei minuti non l'abbiamo mai saputo. Sul triangolo hanno parlato bugiardi, stupidi e ciarlatani. Noi dovremmo fidarci solo di gente saggia come Flynn, Hamilton e Harry. La ricerca chiede spiegazioni naturali, non finzioni scientifiche. Ma ci avviamo verso una soluzione. Vedete, come esistono esplosioni nell'universo, ci sono implosioni di energia dove tutto quanto viene risucchiato in un'area misteriosa, dove le cose vengono invertite, tempo e spazio. Li chiamano i buchi neri. L'opposto di ciò che è qua e di ciò che è là, grandi abbastanza da inghiottire un aereo. Einstein cercò di spiegare l'interazione di gravità, tempo-spazio, materia e elettromagnetismo con la teoria del campo unificato. Nei buchi neri tutti questi elementi si intrecciano per produrre effetti sorprendenti. Il tempo scorre al contrario, lo spazio e la materia si confondono. E la forza di gravità è così forte che nessuna luce riesce a uscirne. Inoltre, i buchi neri sono invisibili. Ma che può succedere se l'uomo tenta di sfruttare questi principi per il suo uso? Nei vari anni, numerosissime pubblicazioni hanno stabilito che a metà ottobre del 1943 si svolse un tipo di esperimento tuttora coperto da segreto militare, noto col nome di Progetto Philadelphia. L'esperimento doveva creare un forte campo magnetico intorno a un cacciatorpediniere americano mediante generatori magnetici o degassificatori. Il campo intorno alla nave era così forte che le lunghezze delle onde magnetiche, quelle mediante le quali noi vediamo, furono troncate. Sia l'equipaggio che la nave divennero invisibili. Alcuni dicono che andò così. L'unica cosa certa è che molti dell'equipaggio ebbero un esaurimento nervoso. Il dottor Jessup, che all'epoca collaborava col reparto di ricerca navale, dopo aver pubblicato un libro sul fatto, si suicidò misteriosamente. Secondo la Marina degli Stati Uniti, un esperimento simile non è mai avvenuto. E quindi noi non possiamo sapere se l'uomo è in grado di sfruttare la teoria del campo unificato. Ma tutto ciò aggiunge prove credibili che il mistero del triangolo delle Bermude è strettamente collegato al fenomeno elettromagnetico. Fra un paio d'ore questi due giovani saranno morti. Moriranno da soli. Ma in questo caso particolare sappiamo cosa hanno visto i loro occhi e sappiamo perché sono precipitati in mare. La cosa è collegata al fenomeno elettromagnetico. È il 7 giugno del 69, un bel pomeriggio d'estate nelle Bahamas. Caroline Cascio, un'infermiera che lavora a Miami Beach, insieme al suo ragazzo è diretta all'isola di Grand Turk. Ha appena fatto la seconda fermata per il rifornimento. Le manca il tratto finale. Tre ore più tardi, Caroline Cascio contatta la torre di controllo dell'isola di Caicos. Dice di essere nei guai. Mi sono persa, comunica. Sto circumnavigando due isole, ma non c'è proprio niente laggiù. 2 minuti dopo dice, sono senza carburante, precipitiamo. C'è un modo per salvarsi? È soltanto una ragazza presa dal panico? E allora come possiamo spiegare che proprio mentre lei chiamava la torre, 42 persone davanti a un albergo molto illuminato hanno visto passare il suo piccolo aereo Cessna per più di mezz'ora a soli 200 metri sopra le loro teste? Perché Caroline non ha visto l'albergo e ha definito l'isola vuota? Poi, verso l'orientamento, è finita in mare con il suo ragazzo ed è scomparsa. Gli ospiti dell'albergo furono contenti di vederla andar via. Il rumore del motore dava fastidio.
Solo il giorno dopo seppero di essere stati testimoni di una tragedia. Le ricerche del piccolo aereo di Caroline Cascio furono veramente massicce. La stazione della Guardia Costiera di Miami Beach riceve 12.000 chiamate l'anno. È il centro di salvataggio più occupato e più abile del mondo. Stiamo chiamando in riferimento all'SOS che abbiamo ricevuto. Purtroppo non abbiamo delle notizie precise. In questo modo è difficile fare una ricerca. Ci servirebbe il vostro aiuto. Potete fare qualcosa? Miami, qui è la Lancia Dauntless. Sì, aspetta. Lancia Dauntless, qui è RCC Miami. Abbiamo inviato la lancia Guardacosta Point Vance per aiutarvi. Così potrete ampliare le ricerche nella zona. Passo. Guardacosta Point Vance, Guardacosta Point Vance. Qui è RCC Miami, RCC Miami. Ecco, sono d'accordo. Questo è il rapporto. Abbiamo allertato tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Ci stiamo dando da fare, stia tranquillo. Le ricerche procedono allegramente. Chiederemo aiuto anche alle altre stazioni, se servirà. Un incredibile numero di idrovolanti arrivati in zona era solo in attesa di comunicare la più piccola notizia positiva. L'allarme era stato immediato. Era impossibile che fosse scomparso. Guardacosta Dauntless, vi sto chiamando da Miami Beach. Inviateci immediatamente un rapporto aggiornato in riferimento al Cessna scomparso. Passo e chiudo. La Guardia Costiera, con una flotta di 3 lance, 3 elicotteri a lungo raggio e 3 enormi aeroplani del tipo C-130, ispezionò la zona per una settimana senza successo. Ora avete idea di come vengano condotte le ricerche. Eppure dal 1971 al 75 sono scomparsi nell'Oceano Atlantico 44 aerei. In 27 casi si sono ipotizzati vari incidenti, ma negli altri 17 la Guardia Costiera ammette che non c'è assolutamente spiegazione. Ancora più difficile da spiegare di una scomparsa è lo strano caso di una riapparizione. Ci sono dei rapporti del 1971 che affermano che un aereo di linea sparì dai radar entrando a Miami. Sparì per 10 minuti, poi riapparve e atterrò. Gli esperti del radar possono spiegare questo fenomeno? Questo è un display che mostra per ogni radar specifico se puoi vedere o no un obiettivo. In questo caso noi abbiamo un raggio di altezza di 2000 piedi e un'ampiezza di 40 miglia marine. Se per esempio un aereo vola verso il radar da...